Vengo su un'altra questione su cui il Movimento è particolarmente sensibile, che è il MES. Io ho sentito diversi interventi in quest'Aula, mi ha particolarmente colpito quello del collega Costa. Allora io voglio cogliere il suo suggerimento, cioè quello di essere pratici. Intanto, giusto così, per iniziare, volevo ricordare al collega che proprio per essere pratici, in Parlamento non ci sono i numeri per sostenere l'accesso a questa misura, perché il Movimento 5 Stelle molto banalmente è contrario. Poi ci definisce menti deformate dall'ideologia. Saremo anche menti deformate dall'ideologia, ma noi il cappio al collo al Paese non lo vogliamo mettere. Sempre per rimanere in tema di pragmatismo, vorrei informare il consigliere, che purtroppo non è qui in aula, ma che spero possa sentire l'intervento in un secondo momento, le norme che regolano il funzionamento del MES, il regolamento 472 del 2013 e il trattato istitutivo, per sua sfortuna, non sono ancora stati modificati. E tra l'altro, non si modificano neanche con una letterina di buone intenzioni della Commissione europea. La sorveglianza rafforzata, con tutto ciò che essa comporta, resta pienamente attiva. Non solo, l'articolo 14,6 del trattato prevede che anche dopo aver ottenuto i fondi una prima volta, il Consiglio di amministrazione può decidere di modificare la linea di credito e quindi istituire anche un programma di aggiustamento macroeconomico che sarebbe molto probabilmente basato sulle solite riforme del mercato, del lavoro, sulle privatizzazioni e sui tagli della spesa. Lo voglio dire perché se noi siamo menti deformate dall'ideologia, e penso di aver dimostrato che non lo siamo, allora qualcuno qui dentro è deformato invece dalla disinformazione. E noi, l'ordine del giorno in cui si chiede disperatamente l'accesso a questa misura, che sarà gravemente negativa per il nostro Paese, non lo voteremo.